Soldi più sicuri in banca o in posta? Ed è una domanda che spesso mi viene fatta. E andiamo a analizzare quali sono le ipotesi. Da quando sono entrate in vigore le leggi salvabanche, molti correntisti hanno paura del buy-in. La domanda che spesso viene detta è: ma le banche online, il banco posta o le banche tradizionali hanno gli stessi rischi? E il banco posta è vero che è più sicuro? Partiamo con un presupposto che banco posta o le poste non sono una banca tradizionale, infatti non sono sottoposte alla BCE e il 60% appartiene allo Stato. Quindi dobbiamo differenziare tra correntisti e chi fa investimento. Per quanto riguarda i correntisti, difficilmente perderanno i loro soldi, perché la copertura sui conto correnti è proprio data dallo Stato. Cosa diversa sono le azioni. Quindi le azioni dipende da che azioni compriamo e dipende anche dall'andamento dell'azione stessa. Per quanto riguarda i titoli di Stato, non rientrano assolutamente nel buy-in. Quindi su questo i correntisti possono stare tranquilli, perché solitamente sono titoli per l'appunto di Stato. Per tutti gli altri prodotti, parliamo di carte di credito, mutui, leasing o prestiti in generale, banco posta o comunque le poste italiane sono un semplice intermediario. Quindi facendo un esempio, faccio un accordo io come Poste Italiane con Findomestic, prendo la mia provvigione quando rilascio una carta di Findomestic e questo è il ruolo delle Poste Italiane, tipo un intermediario, tanto per intenderci. E da lì nasce anche un'altra domanda per quanto riguarda i mutui, i leasing o i prestiti. Spesso mi chiedono: ma banco posta può fare usura, anatocismo, tutti questi reati illeciti che spesso le banche fanno? La risposta è ragionevole, assolutamente sì, perché il prodotto finanziario non è emesso dalle Poste Italiane, ma Poste Italiane fa esclusivamente da intermediari. Quindi tra una banca tradizionale o una banca online, che è uguale come normativa a una banca tradizionale, e Poste Italiane, se hai soldi da tenere lì, quindi non rischiare, non fare azioni, non è soggetta a buy-in, oppure anche libretti al portatore, che sono titoli di Stato. Quindi alla domanda: siamo più sicuri su un conto corrente normale che i soldi siano meno a rischio della banca? La risposta è assolutamente sì. Quindi se hai ricevuto un'eredità oppure il TFR, sei in pensione e non vuoi avere rischi, non vuoi fare investimenti in azioni, su un conto corrente delle Poste Italiane non sei soggetto a buy-in, non sei soggetto a fallimento delle banche, quindi i tuoi soldi sono sicuramente più al sicuro. Quindi se hai un pensionato in casa oppure persone che hanno dei soldi e non vogliono rischiare, ti consiglio di condividere il video oppure di dare questa informazione.